Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come creare un trucco che secondo me è super sensuale. L'attenzione si concentra tutta sugli occhi, anche se in generale tutto il trucco, dalla base alle labbra, a tutto quello che c'è sul viso, è curato. Questo è un trucco che può essere utilizzato per qualsiasi occasione, dall'uscita con il vostro ragazzo, all'uscita con le vostre amiche, a un matrimonio, se siete un'invitata, se siete una sposa, secondo me. Questo trucco è bellissimo appunto anche se vi state sposando, può essere utilizzato veramente per tantissime occasioni. Come sempre vi ricordo che tutta la lista dei prodotti che utilizzo all'interno di questo video e dei pennelli la trovate qui sotto nell'info box. Non mi chiedete sempre nei commenti che cosa indosso perché poi non mi ricordo, vi scrivo tutto quanto qui sotto nell'info box, dovete solo aprirlo. Spero tanto che questo video vi piacerà e vi lascio subito alla realizzazione. Iniziamo dalla base, applico un fondotinta, utilizzo il Bourjois Healthy Mix Foundation. Da quando l'ho ripreso non riesco veramente più a separarmene, è un fondotinta eccezionale, super luminoso, leggerissimo sul viso, dura tutto il giorno, è il mio fondotinta perfetto e ideale. Ora correggo le mie occhiaie con un correttore aranciato e poi illumino le occhiaie e i punti centrali del viso con un correttore più chiaro e luminoso. Scusate se sentite rumori strani, ma anche oggi, come praticamente tutti i giorni, si sono messi con il coso che spara l'aria per pulire le foglie qui davanti. Lo fanno, non lo so, un giorno sì e l'altro pure. Tra un po' esco e taglio tutti gli alberi di nascosto. Fisso tutta la base con la cipria, se voglio mantenere l'effetto naturale e luminoso sto attenta a non utilizzarne troppa. Fisso la zona del contorno occhi con l'aiuto di una spugnetta, almeno riesco a pressare bene la cipria in quella zona. E poi sul resto del viso l'applico con un pennello ampio in modo da applicarne poca e su tutto il viso. Da un leggero effetto abbronzato al mio viso utilizzo una terra aranciata, questa qui è quella di Wet n Wild, che si chiama Color Icon Bronzer, e la applico nella zona del collo perché sicuramente applicando poi la terra sul viso un po' il viso sembrerà più scuro del collo e non voglio che si veda lo stacco. Se volete sapere come dare un perfetto effetto abbronzato, che so che in questo periodo è un must, vi lascio cliccabile il link qui sopra così andate a vedere i passaggi che dovete fare per sembrare che siete stati al mare, ma in realtà non ci siete andati. Applico come al solito il bronzer, come si dice, la terra, con l'attaccatura dei capelli e nella zona dello zigomo. Scolpisco anche questa volta in modo delicato il viso, utilizzo il Butter Bronzer di Physicians Formula nel colore Light Bronzer, che è un colore freddo. Vorrei provare la tonalità, quella solo bronzer, quella più scura, sperando che sia più calda, perché questo qui è fantastico, però in realtà non posso utilizzarlo per dare un effetto abbronzato perché appunto ha questo sottotono, vedete, più grigietto. E quindi lo utilizzo per dare, cioè diciamo per scolpire il mio viso, per fare il contouring quando non voglio una cosa troppo netta e decisa, ma vedete che il risultato è molto molto naturale e poi si sfuma davvero benissimo. Come illuminante ne voglio utilizzare uno naturale, ma che allo stesso tempo si veda che c'è. Utilizzo, come si chiama, lo Strobe Gel di Zoeva, che è praticamente un gel illuminante. Lo applico con la spugnetta nella zona dello zigomo e poi con la spugnetta scarica, quando non c'è tanto prodotto, vado a tamponarlo un po' in giro per il viso per rendere il viso più luminoso. Ok, sono una grande polla perché mi sono scordata di applicare il blush. Quindi adesso, prima che proseguo con l'applicazione dell'illuminante, applico il blush e poi se vedo che l'illuminante scompare sotto al blush, lo riapplico nuovamente sopra. Utilizzo questo qui pescato, che è un blush di, come si chiama, Belle, questa marca. L'ho trovato su Machillalia, costa davvero pochissimo. Mi sembra di averlo pagato 2 o 3 euro, non di più, comunque veramente pochissimo. E appunto lo applico sugli zigomi. Ok, ora che ho applicato il blush, l'illuminante è un po' scomparso sotto, soprattutto perché questo di Zoeva è molto naturale, quindi lo riapplico nuovamente sopra.
Prima ancora di fare le sopracciglia, voglio applicare un prodotto sul mio occhio, cioè utilizzo il Brighten Up di Essence, che in realtà non lo uso sul viso. Questa qui dovrebbe essere una polvere per dare l'effetto luminoso sul viso. Non so perché non la utilizzo in quel modo, dovrei provare ad utilizzarla. La prendo sempre con la stessa spugnetta e la applico nella zona dell'occhio, come per andare ad illuminare appunto tutta questa zona. Ora realizzo le sopracciglia, utilizzo il Brow Pot di Nabla, potete usare quello che più preferite in base alle vostre esigenze, una matita, un gel con il pettinino, un gel tipo questo qui con il pennellino, insomma scegliete il prodotto che più preferite. Ora possiamo passare al trucco degli occhi, voglio realizzare una sfumatura nella piega davvero leggera, quasi impercettibile. Utilizzo la Barely There di, di Model Zone e prendo questo colore qui che è un marroncino freddo, molto chiaro, diciamo è un nocciola, e con un pennello ampio da sfumatura lo metto appunto nella piega dell'occhio. Vi ripeto, non voglio che sia troppo evidente, voglio giusto un velo di colore. Metto lo stesso colore anche nella parte inferiore, se poi vedo che il colore è davvero troppo trasparente, quindi non si vede proprio, lo mischio insieme ad un marrone più scuro. Ora metto una matita nera all'interno dell'occhio, siccome ve lo dico sempre, l'unica cosa che dura all'interno del mio occhio è il gel, cioè l'eyeliner in gel di L'Oreal, questo qui, praticamente non c'è nessun'altra matita che dura così tanto all'interno del mio occhio. Quello che faccio, prendo una qualsiasi matita nera, vado ad intingere la matita all'interno del gel e mi aiuto appunto con la matita ad applicare il gel all'interno del mio occhio. Arrivo fino a proprio l'angolino interno. Ora quello che faccio è prendo un pennellino angolato e mi aiuto a sfumare la parte più esterna dell'eyeliner, cioè diciamo dove l'eyeliner tocca le ciglia, in modo che non si veda questa riga super netta. Ok, scusatemi ma così non riesco a farlo, quindi taglierò questo pezzo e mi avvicinerò molto allo specchio per evitare di infilarmi il pennello nell'occhio. Se vedete che sfumando un po' del nero è andato via all'interno dell'occhio, semplicemente lo riapplicate. Sempre con lo stesso pennellino angolato prendo il marrone più scuro che vi ho fatto vedere prima nella palette e vado praticamente a pressare questo colore nella parte del nero che abbiamo sfumato. In questo modo, anche se la matita colerà durante il giorno, incontrerà una polvere e quindi non scenderà ancora di più, ma si fermerà appunto lì. Passiamo ora alla parte superiore, devo dire che questo è un trucco che si fa bene guardandosi vicini nello specchio, quindi per me risulterà molto difficile farlo essendo inquadrata dalla macchinetta, spero di non andare troppo spesso fuori dall'inquadratura. Questa volta prendo una matita nera perché devo sfumarla, va benissimo anche l'eyeliner, l'unica cosa è che l'eyeliner dovete sbrigarvi a sfumarlo perché si fissa abbastanza in fretta rispetto alla matita. E praticamente con questa cerco di concentrarmi da metà occhio alla fine, e quello che faccio quando arrivo qui nella parte finale, cerco di creare una riga sfumata di nero. Lavoro un occhio alla volta in modo che la matita rimanga sfumabile, non si fissi troppo e poi non si riesce più a sfumare. Ok, ora abbiamo la base del nostro trucco, quello che ci serve adesso è un ombretto nero e gli altri ombretti marroni che abbiamo utilizzato fino adesso, quindi un marroncino chiaro e un marroncino di media intensità. Inizio applicando il marroncino di media intensità con un pennello abbastanza preciso, questo qui è un pennellino a penna, ne prendo poco alla volta sulla punta del pennello e inizio ad applicare questo ombretto, diciamo, sui bordi della parte nera che abbiamo creato con la matita. Cerco di creare una riga più sfumata possibile. Ok, prima di andare avanti con il nero prendo il marroncino più chiaro e questa volta mi aiuto a sfumare il marrone che abbiamo appena applicato.
Vedete che adesso con questo marrone più chiaro arrivo anche nella parte iniziale perché dopo andrò a applicare una riga nera fino all'angolino interno dell'occhio. Perfetto, siamo ora pronti a passare al nero. Utilizzo il nero dalla palette di Jaclyn Hill, qualsiasi nero opaco va bene. Tutti i colori che sto utilizzando in questo trucco sugli occhi sono per il momento opachi, ma credo che non applicherò nulla di brillante. Vediamo poi come prosegue il tutto. Con un pennellino ancora più piccolo applico il nero molto molto preciso all'attaccatura delle ciglia e nella parte più stretta, diciamo, della riga sfumata che abbiamo appena creato. Prendo nuovamente il pennello di prima e sfumo il colore appena applicato. Ora riapplico nuovamente il nero e lo risfumo fino a che arrivo all'intensità desiderata. Potreste fermarvi anche alla prima applicazione, io continuo perché voglio ancora più intensità. E poi riapplicheremo nuovamente il marrone di media intensità e il marrone più chiaro per creare una riga il più sfumata possibile. Ok, ora applico solo all'attaccatura delle ciglia, non vado a disegnare una codina, una matita nera, potete utilizzare anche l'eyeliner, potete usare quello che preferite e cerco di sfumarla sempre con un pennellino piccolino, non voglio creare delle righe troppo nette. Come vedete, mi sono avvantaggiata, ho applicato un velo di mascara sulle ciglia superiori perché adesso vado a mettere un paio di ciglia finte. Utilizzo le Ardell 252 che sono molto belle, a mio parere sono naturali, ma ovviamente se non siete abituati a portarle risultano molto molto cariche. Comunque, credo siano davvero bellissime. Anche il trucco degli occhi è completato, come vedete ho messo anche il mascara sulle ciglia inferiori. Adesso completiamo il trucco con le labbra. Applico una matita che è di un colore molto naturale, sto parlando della Lip Twister di W7 nel colore pink. Questa matita mi piace tantissimo, la uso spessissimo e costa 1 euro. Ho fatto una recensione su queste matite, se volete vederla ve la lascio cliccabile qui. Poi sopra ci vado a mettere un gloss rosato, questo qui che è un gloss vecchissimo di MAC, non c'è scritto più niente sopra, c'è solo scritto Ice Cape sotto, ma sono convintissima che non esista più, quindi metteteci sopra qualsiasi gloss volete. Sono curiosissima di provare i nuovi di NYX, appena capito in negozio li voglio prendere. Non so neanche quanti colori ci sono, se ne esiste solo uno, non ho la minima idea. L'ho visto l'altro giorno su Instagram e voglio assolutamente provarli perché sono entrata in fissa con i gloss, cosa stranissima, visto che fino all'anno scorso portavo solo ed esclusivamente rossetti matte. Stavo per dirvi, questo è il trucco terminato, invece mi sono dimenticata una cosa importantissima che volevo fare dall'inizio di questo tutorial. Dalla Bare Lider prendo il colore più chiaro, che è questo rosino qui, bellissimo. Per una pelle chiara, medio chiara, è un colore molto bello per fare un punto luce non luminoso e lo metto qui nell'angolino interno dell'occhio. Adesso posso finalmente dirlo, questo è il trucco completato, secondo me è davvero bellissimo, anche poi, essendo diciamo naturale, l'attenzione si concentra tutta sugli occhi e è una cosa che a me piace tantissimo. Se questo video vi è stato utile, vi è piaciuto o vi ha tenuto compagnia, ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto perché vi state perdendo un sacco di video super mega bellissimi. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!